Shane. Ciao donne e uomini nudi e bentornati qui su Forza Horizon 5. E si parte con questa Lancer Evo 10 favolosa che l'ho fatta tutta io, bellissima e nera, e la Dark Mobile, la Dark, eccola qui. Dovevo fermarmi lì ma i freni non rispondono. Ha una ripresa che la Panda 30 di mio nonno era meglio, ma fa lo stesso. Buttiamola di traverso e partecipa all'evento. Giocatore singolo, Massi Cross Country. Un consigliatissimo BMW X5 M2011. Ok, avviamo la gara e vediamo. Questa volta ho aumentato anche la difficoltà, perché era troppo facile. O io sono troppo bravo, ovviamente. Ma non lo so, comunque vediamo. Adesso la difficoltà è diventata veramente impegnativa. Abbiamo davanti Paolone Rios. Ciao bello. Però vi sono riuscito a superare di nuovo. Ma cosa cavolo succede qua? Ma non è normale che vi supero in questa maniera. I vostri driver sono veramente delle schiappe, sappiate. Adesso come minimo becco una denuncia e una sportellata, ecco. Dai, devo tenere la terza con quest'auto. Abbiamo davanti Lore Meraki, che saluto, ciao. Non ti arrabbiare Lore, ti ho appena superato. Ma sei una brava persona, sappilo. Però ti ho dietro, non molli. Anzi, adesso penso che poi organizzerò qualcosa in multiplayer, visto che vedo che tutti quelli che conosco hanno Horizon 5. Dovremmo provare a fare qualcosa in multiplayer e farci due risate, perché come al solito ci sta il Crazy Horizon. È la parte più interessante, credo, perché finalmente ci si picchia con persone vere, anche se, come spesso accade, è pieno di cheater, ma vabbè, fa niente, noi siamo abituati. E mentre parlo quasi sbaglio strada, ma invece no. Ti sarebbe piaciuto, volevi invece. Ok. Certo che se magari metto anche la quarta ogni tanto. No, Lore, lasciami stare! Non ci provare nemmeno. Si sono piantati. Ma io ho aumentato la difficoltà ancora. Ma quanto la devo mettere? Tipo alieno? Non so, a che difficoltà devo giocare? Ho la macchina originale, raga. Allora, sono due le cose. O sono diventato praticamente imbattibile, e non credo, o voi siete diventati delle schiave colossali. Vabbè, è andata. Si vede che hanno abbassato un po' la difficoltà nel gioco, perché poi magari molti si arrabbiavano. Non riesco a vincere, devo vincere. E allora l'avranno abbassata un po'. Dalla regia mi ricordano che gli sono arrivate delle salse buonissime da mangiare. E a me niente. E ho anche una certa fame, ma fa niente. Dark non mangia. E stiamo arrivando dopo 4 ore e un quarto con sta macchina che non va avanti neanche quanto odio i SUV, voi già lo sapete. Partecipa all'evento. Giocatore singolo, Massi. Festival Horizon in Messico, sentiero di deserto. Ok, qua direi di cambiare di nuovo autovettura. Dai, prendiamo l'X5. No, quello no. Ho deciso, prendo la Puma Forza Edition 99. Siamo pronti, avvia gara. Non so nemmeno perché ce l'ho quest'auto, credo che me l'hanno regalata in qualche ruota o... Sì, vai giù. Però viaggia, E con questa difficoltà vedo che anche loro sono molto agguerriti. Ma tanto, tanto! Ma come, Jim? Perché mi stai facendo questo? Mi ha sportellato giù pesantissimo. Ok. Di traverso spallina Furia, che saluto ovviamente. Furia, ti voglio bene. Sappilo. No, non ce l'ho fatta. Paolone, ciao, arrivo. Anche Jackal me lo faccio volentieri, che detta così è una cosa molto carina, lui sarà felice di tutto questo. Davanti ho Devil May Cry, che non mi lascia passare, ma con una giusta sportellata si passa tranquillamente. Ok, qui c'è Conti, li prendo di traverso perché sono una brutta persona. Che botta, mi sono ammazzato un attimo, povera auto.
Sì, non amo particolarmente i tracciati fuori strada così, però. Vabbè, oh, è che. Fuori strada la intraverso troppo e perdo un sacco di tempo, invece. Però è bello, è divertente. Dai. Sono ancora primo, però ce li ho tutti dietro in una mano. Stanno usando la mia marmitta. Vogliono toccarmela. L'hai detto così, bellissimo. E non so chi mi vuol toccare la marmitta. Credo sia Jackal 84 che saluto. Ciao Jackal. Non mi toccare dietro, però, se no ti denuncio. Dai che ci siamo. Siamo al 97%, 98%, e si taglia il traguardo di traverso. Si taglia il traguardo di traverso, mi piace molto. Concluso, primo. Ok, andata. Ok, prossima gara, prossima corsa. Giù gettone, cavolo! E si va in alto. Questa volta ho rischiato l'incidente. Ed era tutta colpa mia. Turn left. Questa macchina devo dire che però mi dà soddisfazione. La seduta di traverso perdona tutto, fa quello che vuole. Vabbè, però in sesta già va limitatore a 250. Oddio! Cos'è accaduto? Mi butto anche nel lago e va. Ops! Ecco. Sono finito nel lago. Ma perché? Pensavo che era solo una pozzangherina, era il mare, era l'oceano, vedevo delle balene lì, cavolo. Vabbè, poi niente, e siamo arrivati, non con poca fatica, di traverso, di lato. Ok, l'importante è essere arrivati. Scegliamo una macchinina e prendiamo, beh oddio, potrei prendere un bel Vandura, un po' mi ispira, oppure la Suca Mobile, detta anche Type 2 Deluxe Volkswagen Dasauto. Oddio che macchine brutte, questa a tre ruote, via gara. Io ho il furgoncino più bello di sempre, poi soprattutto la scritta Suca, lo so che fa un certo effetto. Ho buttato dentro 5 marce in un colpo solo, ma va bene. Dai che non vedo niente questa roba. Sì, ce l'ho fatta, permesso, furia, ma che cacchio fai? Ok, no, mi sono solo un po' intraversato, ma va tutto molto bene. La difficoltà di gioco è un po' più elevata, me ne rendo conto, e meno male, perché ci sta e ci vuole. Nell'erba non ha tenuta, non sa cosa vuol dire sterzare quest'auto. No, non mi potete adesso riprendere, ero secondo, adesso sono sesto, non va bene. Sto finendo in un bosco che non ha fine. Sono a 180 all'ora, possibile che mi state davanti? Sul serio? E che salto! No! E cavolo! Vedo che anche voi finite nell'erba spesso e volentieri, eh? Anzi, finite fuori dall'erba. Ok, mi serve una spallina, grazie! Ok, siamo di traverso di nuovo, ma qua va malissimo. Va veramente male. Mi sta superando tutti con delle macchine orripilanti perché siamo sull'erba e non è fattibile. Quest'anno ho deciso così che in Horizon devo arrabbiarmi. Ma no, dovete togliermi! Perché sennò è troppo facile, ogni gara troppo semplice, poi uno si stanca. Invece così, bestemmiando in compagnia, è più divertente. Ok, dai, datemi un po' di asfalto, niente, va. Ma quel paese. Ok. Qua tutto di traverso come se non ci fosse un domani. Ken Block, mi devi solo spazzare casa. Oddio, c'è un salto! Lo voglio fare al prepotente. La madonna. No, non arriverò. Oddio, ho perso un pezzo. No, non arrivo più primo. È finita. Partiamo buttando dentro almeno tre marce, non tre auto. Se butto dentro tre auto è un po' più difficile. Ok. Cerchiamo di prenderci subito i posti quelli buoni, perché sta gara è veramente cattivissima. E vabbè, ma sono tutto di traverso, cos'è sta cosa? Ma anche loro sono agguerritissimi. Voglio passare io! Scusa Jim, ti voglio bene! Che botte che ho preso! Ok, stavolta sono secondo. Mi sto impegnando un po' di più, dai. Sono secondo e me la tengo questa posizione perché avercene.
Sì, vabbè, però intraversati un pochino meno se riesci. Grazie. Oh signore, qua devo già prenderla di traverso. Perché devo faticare così tanto per far ridere voi, voglio dire? Potrei far le gare con un bel 4x4 arrabbiato con le gomme tassellate e avrei già finito. E invece no. No, no, di traverso anche questa, sì. Ok, presa. Ah, beh, questa volta col cavolo che mi fregate. Stavolta vi ho dato, eh. Beh, basta impegnarsi un pochino. Oh, dai, eh. No, 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 no. Sì, comunque questa macchina vale la pena di essere vista in tutta la sua bellezza. Guardate il lato, c'è lo stesso la scritta Suka. Allora. Ma no, c'è mio di nuovo dietro, ma com'è possibile? Come avete fatto a rimontare così? Che trucco usate voi? Superato di nuovo. Manca poco alla fine. Non posso tirarmi indietro adesso. Non posso mollare mai, mai. Manca una marcia qua. Di traverso. Vai, vai. Vai, furgonetto orribile. Che ti odio anche un po'. Ok. Buttiamo dentro ancora una marcia, perché in sesta è più bello fare un salto. Oh signore. Ai, 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 no, sono di traverso malmodo. Dai, no, cosa stai facendo a non farlo? Dai, accelera. Ho vinto. Oh. Conclusa, primo. Oh. E ho scoperto che mentre io gioco Forza Horizon la gente in regia mangia. E quindi buon appetito. Perché voi mi guardate mentre mangiate. Adesso dovrò mettere delle immagini schifosissime che compaiono così a random, così mentre mangiate vi viene la nausea. Vi voglio tanto bene. Ok, cerchiamo di battere qualche record. Ragazzi, se vi batto con quest'auto mi dovete fare un regalo a Natale. Mi mandate una foto tutti nudi. E vai! No, 25 metri, 100 metri, 100, no, 200... Ok, ho battuto qualche record? No, non ci penso, avrò fatto una stella. Tre stelle. Ma sul serio? Ma davvero sono primo con quest'auto? Ragazzi, qui non ci siamo, eh. Vi ho battuto con un cavolo di T2, raga. Per favore. Ma potete farmi battere dalla Suka Mobile? Non si può. Voglio riprovare però questa volta con un'auto un po' più arrabbiata. E vediamo se riusciamo a fare un record ancora migliore. Non perché voglio devastare i vostri record, però ci tengo. Vediamo, vediamo, dai, 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 su, 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 su. Ma dai, davvero? Ho fatto meglio con l'altro. No, nuovo record, lo sapevo. 2,73, basta, mi ritengo per adesso soddisfatto. Non infierirò su di voi. E dagli interni di questa lussosissima Bugatti è davvero tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, e se così è stato, no, mi fanno un incidente. Ma perché? Ma perché mentre sto chiudendo? E questo lo tengo. E faremo il CID. Comunque, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, vi chiedo un bel pollice su e tanti commenti qua sotto, che sono la parte più importante. Un salutone, alla prossima. Ciao belli!